Vi dico subito la cosa più brutta, cioè nel senso buona per chi deve andare via, ma brutta per noi. Noi abbiamo la sala fino alle 6:25, ok? We have this room until 6:25, and then at 6:25 another group is coming, ok? Alle 6:25 arriverà un altro gruppo, quindi dobbiamo essere nelle nostre relazioni molto brevi, molto succinti, però sarà un'ora ricca di cose da raccontare, di esperienze molto toccanti. Siamo qua per raccontare una storia che ha rischiato di rimanere dimenticata, come tante altre storie. Noi ci dimentichiamo del Pakistan per anni, poi a un certo punto spunta fuori un Asia Bibi. A un certo punto spunta fuori una Shaul Gufta Kosar. E ci ricordiamo allora, in quel momento, di quello che succede in Pakistan. Neanche le stragi, come quella che c'è stata il 16 agosto dell'anno scorso, con chiese bruciate, case bruciate, e io lo so bene perché mia moglie è andata lì come giornalista a vederla insieme al gruppo India che fa dei programmi di solidarietà ed è rimasta molto colpita, no, da quello che ha visto. E anche queste cose nel giro di una settimana ce le dimentichiamo. Allora oggi siamo molto fortunati ad avere qui la signora Asha Gupta Kosar, che probabilmente in questo momento avrebbe preferito essere a casa sua, in Pakistan. Ma non ci può stare più. Non ci può stare più perché la sua vita è diventata un mestiere pericoloso, semplicemente perché ha deciso di non convertirsi e di continuare a testimoniare la sua fede. Che se ci pensiamo è quello che hanno fatto gli apostoli Pietro e Paolo quando sono arrivati qui a Roma. Niente di più, niente di meno. Uno è finito crocifisso, a testa in giù, e l'altro è finito decapitato. Per fortuna, invece, la condanna a morte della signora Shagufta non è avvenuta. Dicono che, vabbè, tanto il Pakistan minaccia, ma non condanna. Sono più di 40 anni, no? Che c'è questa legge, ma poi condanne non ce ne sono. La realtà è che questa legge sulla blasfemia è una vergogna per la comunità internazionale. È tra l'altro qualcosa che c'entra molto poco con la religione perché viene spesso utilizzata, e cito parole di Vatican Media in un articolo dello scorso anno, per regolare conti personali che con la religione c'entrano poco, però è qualcosa che tiene sotto pressione una minoranza. Allora siamo in una sede istituzionale per ricordare che tutte le minoranze devono avere spazio. Visto che lo ricordano spesso a noi cristiani, una volta che la minoranza siamo noi, abbiamo il dovere di pretenderlo. Allora io darei intanto il benvenuto a tutti gli ospiti che sono qui e che poi conosceremo, ma innanzitutto a Lorenzo Malagola, se è arrivato. È arrivato Lorenzo Malagola, allora lo vedremo dopo. E allora gli daremo la parola. Allora cominciamo subito con Don Gilbert Shahzad, che è assistente ecclesiastico dell'Associazione Pakistani Cristiani in Italia. Prego, Don Gilbert. 5 minuti, 6 minuti. 5 minuti. Stamattina ho incontrato Shgufta Kausar e mi chiede: te sei Don Gilberto? Ho detto sì, e dice: ti conosco. E come mi conosci? E mi dice: ero la tua parrocchiana. Mia parrocchiana, quando? Mi ha raccontato. Da 89 a 95 io andavo tutte le settimane, anche più volte, a celebrare la messa, a fare catechismo, qualche attività religiosa. Lei era una ragazza adolescente, c'era suo fratello, e mi venivano i brividi che io ho fatto catechismo, ho fatto passare ai sacramenti. E oggi, dopo 29 anni, incontro qui in Piazza San Pietro. Ecco, cosa mi ha raccontato? Mi ha dato questo libro, ma non ho guardato, mi ha raccontato la sua storia in carcere. Hanno accusato che lei aveva inviato un SMS con cellulare. E cellulare non aveva. Senza cellulare ha inviato un messaggio.
come può fare inviare un SMS senza cellulare? Ecco, in questo raccontano che te hai fatto questo, accusato lei, il suo marito. Nel 2013 era accusata e nel 2014 era condannato a morte. È stata 8 anni in carcere. Dopo qualche mese era già data la condanna a morte. Stata 8 anni in carcere. Dico alcune cose piccole, in 5 minuti non si può raccontare tutto. Ecco, dice che tutte le settimane veniva un gruppo delle donne musulmane e chiedevano di convertirsi all'islamismo. E dicevano, se te diventi musulmana, sarai liberata e non sarai condannata a morte. Immaginate, tutte le settimane, per 8 anni, venivano queste donne e facevano questa violenza forzata per convertire, con le promesse che sarà liberata. In carcere aveva una stanza piccola con un letto e toilet, e piccolo spazio per camminare, ma 2 passi o 3, non più. Ecco, senza una finestra, e tutti i giorni là. Immaginate, ora in Pakistan questi giorni sono 50 gradi, 45 gradi, lei mese di giugno e luglio, sempre in queste stanze per 8 anni, nella solitudine. Lei per 3 anni non ha visto i suoi figli e nessuno della sua famiglia, per 3 anni senza vedere qualcuno della sua famiglia. E poi ogni tanto veniva qualcuno. Lei era accanto nella stanza di Asia Bibi. Quando Asia Bibi era liberata, poi era trasferita nella cella, quella stanza dell'Asia Bibi. Ecco, la vita di 8 anni persi. Chi può restituire 8 anni a lei? Nessuno. Persi questi 8 anni. Ma la sua arma, come racconta anche in questo libro, io ho letto qualche parola, solo piccole preghiere come abbi pietà di me, Signore. Ecco, ascoltami, Signore, aiutami, c'è la mia famiglia, c'ho i bambini, ha marito disabile, 4 figlioli. Ecco, questa era la sua vita. Senza motivo, 8 anni in carcere, la paura di tutti i giorni della morte. 8 anni, tutti i giorni, con la paura della morte. Perché Pakistan possono uccidere qualsiasi persona. Un carabiniere, una guardia, può uccidere qualsiasi persona per guadagnare alcune donne in paradiso e spazio in paradiso. Ecco, qualsiasi persona può fare questo. Concludo che lei è un esempio. Tutti i pakistani cristiani vivono con questa paura tutti i giorni. Uno che insegna alla scuola, va a fare muratore, lavora in mercato, fa qualsiasi cosa, può essere accusata qualsiasi giorno, qualsiasi momento, può essere anche ucciso allo stesso momento, senza la verifica che ha fatto o no, come è successo qualche mese fa in Sargota. O qualche momento, anche Gianavala, come parlava prima lui Andrea, ecco, tante, tutte le persone. Lei è una Shugufta, sono tanti Shugufta in Pakistan. Ecco, per questo la cosa più importante è stata la richiesta del Parlamento europeo. 680-81 parlamentari hanno fatto la richiesta, firmato la richiesta in suo favore e così liberata. Questa è la forza, unica speranza, la sua speranza personale, la sua preghiera e la sua fede. E poi quello che possiamo fare da qui, ecco, se il governo italiano o parlamentare europeo si insiste sul governo pakistano di non usare la legge contro i pakistani cristiani, ecco, così possiamo aiutare un pochino, ma la legge è là,
è difficile fare le modifiche in questa legge. Grazie. Grazie Don Gilbert anche per i 5 minuti, lo dico anche a Lorenzo Malagola, qui 6:25 dobbiamo lasciare la sala, quindi abbiamo tempi contingentati. Allora lascio la parola a lei per un saluto, visto che si entra qui in questa sala perché normalmente c'è un deputato che organizza, quindi in questo caso è Lorenzo Malagola che è stato per a lungo, che era segretario generale della Fondazione De Gasperi. Ha lavorato con Alfano per vario tempo, no? Se non ricordo male, anche i tempi in cui ero io in Parlamento, e adesso è appunto è deputato, è in commissione lavoro, oggi è giornata di votazioni in aula, quindi per quello è arrivato un po' in ritardo e riscapperà probabilmente per andare a votare, anche se non credo che sta maggioranza abbia problemi di 1 o 2 voti, comunque. No, è vero, ma purtroppo come deputato semplice non ho particolari deroghe in tema di assenze di aula, e lo sa anche Domenico Minorello che è passato per queste aule. Io innanzitutto desidero ringraziare tutti voi che siete convenuti qui questa sera, l'amico il professor Mobin con il quale abbiamo organizzato questa iniziativa e poi la presenza di Shagufta Kausar che è davvero straordinaria per le nostre istituzioni e per l'Italia intera. Poterla ospitare qui e ascoltare dalla sua viva voce la sua esperienza che ha anche così ben sintetizzato in questo libro che questa sera presentiamo. Io mi limito ad alcune considerazioni che motivano il fatto di aver voluto appunto promuovere come deputato della Repubblica Italiana un incontro presso il Parlamento italiano su questa storia che è una, ma come abbiamo ascoltato prima ci sono tante Shagufta nel mondo e qui in Pakistan in particolare, ma come dire, Shagufta rappresenta una cristiana perseguitata e oggi nel mondo i cristiani sono perseguitati. Non lo dico io, non lo dice la Chiesa, lo dicono istituzioni terze che certificano con numeri molto chiari come i cristiani oggi nell'Africa subsahariana, in Pakistan, in Cina, in Corea del Nord sono perseguitati e rappresentano quindi per la loro fede, un gruppo di persone, uomini e donne, che non sono accettate in molte nazioni. Ritengo che il tema della libertà religiosa sia fondamentale proprio perché è la libertà più importante. Da un certo punto di vista viene prima di tutte le libertà, perché la libertà religiosa è la libertà di poter esprimere il proprio rapporto con Dio ed è il punto di libertà da qualunque altro tipo di potere, Stato, etnia, gruppo sociale, è il punto di libertà più importante che caratterizza l'esperienza di ciascuna persona nel mondo. E quindi poter riaffermare il valore della libertà religiosa come il punto fondativo della convivenza civile, oggi per me è prioritario. Ed è bene farlo anche a partire da un paese come l'Italia dove esiste libertà religiosa e quindi, come dire, siamo un esempio positivo di come il rispetto alla libertà religiosa abbia permesso la costruzione di una convivenza pacifica lungo tutta la storia della nostra Repubblica. Però è importante dirlo oggi qui in Italia perché tutto il mondo senta e tutto il mondo sappia che l'Italia e la politica italiana anche è davvero in trincea per affermare questo valore che deve essere un valore davvero globale. Aggiungo anche che io sono davvero
tratti commosso, anche solo nello stare vicino a Sciacquetta, perché ho provato a immedesimarmi in lei leggendo il libro e devo dire che non ha vissuto il martirio, ringraziando il cielo, ma è come se avesse vissuto, se non ha vissuto un martirio fisico, ha vissuto sicuramente un martirio morale, un martirio dell'anima. E quindi per me che faccio anche politica, è una testimone di come la fede liberi da ogni tipo di costrizione, da ogni tipo di vincolo, e sia più forte di ogni violenza che si può subire, di ogni ingiustizia che si può subire. E quindi la ringrazio per la testimonianza che sta rendendo al mondo e in conclusione le voglio manifestare anche qui questa sera in maniera pubblica la mia, non solo la mia stima, la mia solidarietà, ma la mia amicizia per quello che davvero rappresenta per tutti noi. Grazie. Grazie mille. E, mi dice Mobin che c'è anche in sala la senatrice Cinzia Pellegrino, quindi abbiamo anche un membro del Senato oltre che della Camera, se vuole dire una parola, restando però senatrice veramente nei tre minuti che abbiamo a testa, perché poi dovrà parlare, appunto ci sarà la testimonianza di Sciacquetta Kosar e certamente durerà un pochino di più, quindi un breve saluto anche della senatrice Cinzia Pellegrino, che adesso ascoltiamo insieme, salutando invece Malagola che appunto torna in aula. Sì, in maniera anche molto veloce per me, perché come ben sapete sono gli ultimi giorni prima della pausa estiva, quindi stiamo cercando in aula di fare quanto più velocemente possibile. Quindi io ci tenevo comunque ad essere qua con voi e ringrazio l'organizzazione per aver fatto qui la presentazione di questo importantissimo libro, perché come abbiamo già detto in precedenza tramite Lorenzo, parlare dei diritti umani violati in Pakistan rispetto alle minoranze cristiane, indù o che sia altro, è ancora parlare in Italia dei diritti civili universali, di diritti inviolabili. E quindi è importante che queste storie, che non sempre vengono conosciute, siano rappresentate soprattutto in un luogo istituzionale come la Camera. Quindi io sono orgogliosa di stare accanto a questa donna, che ha dimostrato nonostante tutte le persecuzioni una tenacia incrollabile ed è un esempio dal quale prendere. Ti ringraziamo per questa piccola opera che io poi insomma acquisterò e leggerò con molta attenzione per prendere spunto. E posso dire in estrema sintesi, proprio perché il tempo ci è tiranno, che purtroppo grazie al suo caso abbiamo avuto in Europa l'approvazione di una risoluzione già nel lontano 2021 che andava nella direzione di mettere un po' pressione al governo pakistano. Perché? Erano i tempi in cui anche i ministri si permettevano di dire che chi andava contro il Corano doveva essere decapitato. Era allora. Oggi abbiamo un ministro della giustizia che finalmente va nella direzione opposta. Ci sta un governo pakistano che approva una risoluzione che va nella direzione delle condanne. Lo fa anche un'istituzione regionale come quella del Punjab, dove sono avvenuti i più famosi massacri. Quindi che sia una decisione di facciata, che sia una decisione concreta, c'è un piccolo vento di cambiamento e noi dobbiamo coglierlo subito al volo. E in estrema sintesi dobbiamo operare nella direzione di rendere attiva e concreta quella risoluzione che partì proprio dal vostro caso e che fra le tante cose ci chiedeva di togliere il Pakistan dall'elenco degli stati che sono tra i favoriti dell'SPG+, ovvero di quel tipo di accordo con la comunità europea che li solleva dal pagamento dei dazi doganali sui prodotti di esportazione. Questo secondo me darebbe un segnale concreto e costante che l'Italia e l'Europa sono dalla parte dei diritti umani, che i diritti umani non vengono assoldati alcun prezzo economico, che noi saremo sempre dalla tutela
delle persone, che per noi qualunque minoranza ha diritto di esistere innanzitutto, e ha diritto alla tutela della libertà religiosa e dell'esistenza, soprattutto del principio essenziale che è il diritto alla vita. Grazie. Grazie mille. Adesso ascoltiamo proprio la testimonianza di Shagufta Kosar. Questo libro che vedete lo ha scritto con l'aiuto di un personaggio molto particolare che si chiama Eugene Buck. Allora ero incuriosito, oggi sono andato a vedere chi fosse questo Eugene Buck. Eugene Buck è un cinese americano che ha servito anche la Marina degli Stati Uniti per un certo periodo, ha fatto il militare negli Stati Uniti per un po', vive in California, moglie svedese. A un certo punto nella sua vita si converte per un episodio che gli succede e da quel momento decide di dedicarsi proprio ai cristiani in Cina, in particolare alla cosiddetta chiesa clandestina, no? La chiesa parallela cinese, e poi da lì comincia a diventare un esperto delle minoranze cristiane in tutto il mondo asiatico, per cui ha scritto una montagna di libri su questi temi ed è un applauditissimo oratore quando va nelle varie conferenze negli Stati Uniti a raccontare di queste storie. E l'ultima storia appunto che racconta Eugene Buck è questa della signora Shagufta, che come ha detto Lorenzo Malagola poco fa, ma non solo perché uno è deputato, voglio dire, è che perché uno è cristiano, che ci fa sentire quanto siamo piccoli. Nella nostra fede così combattuta tutti i giorni abbiamo una gigante nella sua semplicità della testimonianza, no? E questo ci fa sentire davvero la piccolezza della nostra fede, quindi è un regalo per tutti averla qui con noi. Come andiamo avanti? Lei parlerà, chi traduce? Ok, perfetto. Fate una frase per uno? Come facciamo, padre Gilbert? Consecutiva? Lei dice una frase? Lei legge tutto? Ok, va bene. सबसे पहले मैं आप सब का और लेंजो शहद मेंबिन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये प्रिंस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें मैं अपनी दुख भरी कहानी सुना सकूँ. मेरा नाम शगुफ्ता कौसर है. मैं 20 जुलाई 2013 को मुस्लिम हजूम ने मेरे घर पर हमला कर दिया. उस दिन मेरे एक बेटे की 7 साल के बेटे की सालगिरह थी. उस वक़्त हमारे ऊपर एक आफत आ गई और खुशी की घड़ी गम में बदल गई. मेरे 4 बच्चे चला चला कर रो रहे थे. जब पुलिस ने मुझे और मेरे शोहर को गिरफ्तार किया, उन्होंने मेरे बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया. मेरा शोहर मफलूज था. थाने में लाकर पुलिस ने मेरे शोहर को बहुत मारा, यहाँ तक कि उन्होंने उल्टा लटका दिया ताकि वो करार करे कि उसने तीन इरसालत जुर्म किया है जिसकी सज़ा सज़ाए मौत है. चंद महीनों के बाद जेल के अंदर एक जज ने हम दोनों को सज़ाए मौत सुना दी. ज़िंदगी के 8 साल मैंने तन्हाई में जेल में गुजारे. हर वक़्त इसी डर और खौफ में रहती थी कि कब वो मुझे सज़ाए मौत देंगे, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा. जब मैं आंसुओं के साथ रोती थी और अपने खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करती थी, उस वक़्त कुछ लोग मुझे कहते थे कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी मदद करेंगे. हर हफ्ते महीने में 2-4 औरतें मेरे पास आती और मुझे इस्लाम की दावत देती थी और कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे. लेकिन मैं खुदा यीशु मसीह में कायम रही. मैंने अपने दिल में कहा कि यीशु ने हमारे लिए स्लीप पे जान दी तो मैं उसका क्यों इनकार करूं. जेल में तन्हा रखा क्योंकि इस पर मुसलमानों का ईमान था कि ये काफिर हैं, इन्होंने तहीन रिसालत की है. कभी कभी उनकी नज़र में मैं काफिर थी. कभी कभी तन्हाई में मरने वाली हो जाती लेकिन वो मुझे अस्पताल नहीं लेके जाते. क्रिसमस के मौका पर वो मुझे आसिया बीबी के साथ मिलकर कुछ वक़्त
عبادت کے لیے دیتے تھے وہ بھی اسی جیل میں تھی پہلے تین سال میرے بچے مجھے ملنے نہ آ سکے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے میں دعا کر رہی تھی کہ ایک طرف سے جیل کی چھت گر گئی خدا نے مجھے بچا لیا مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی اسی طرح اور سارے بہت سارے معجزات اور بھی میری زندگی میں خداوند نے کیے اس نے مجھے جیل کے اندھیرے سے نکالا اور سزائے موت سے مجھے آزاد کیا آج میں آپ کی دعاؤں اور کوششوں کی وجہ سے آپ کے درمیان ہوں لیکن بہت سارے مسیحی آج بھی جیل میں بند ہیں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے مسیحی ایک بھیڑ کی طرح ان بھیڑیوں کے درمیان ہیں جن کو کوئی بچانے والا نہیں میں اٹلی کی حکومت سے درخواست کرتی ہوں آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مسیحیوں کو پورا تحفظ دلائیں اور توہین رسالت کے غلط استعمال کو روکیں تھینک یو شکریہ Don Gilbert, prego. Io ringrazio tutti, in particolare Shahad Mubin, per questa conferenza, che io posso raccontare mia storia dolorosa. Mio nome è Shgufta Kausar. 20 luglio 2013 un masso di musulmani hanno attaccato la mia casa. Quel giorno era compleanno del mio figlio. Ecco, questa festa di gioia era cambiata in festa di dolore. I miei quattro figli piangevano, gridavano con dolore. La polizia ha portato me e mio marito. Hanno arrestato anche i miei figli. Mio marito è un disabile. Hanno portato in carcere. Hanno picchiato tanto a mio marito, hanno detto di accettare che lui o lei hanno fatto questa cosa, blasfemia. Ecco, io sono stato in carcere per alcuni mesi e dopo un giudice ha annunciato la morte per noi due. 8 anni della vita ho passati in solitudine, in carcere. Tutte le ore c'era paura, paura della morte. Io pensavo cosa succederà ai miei figli. Io piangevo con le lacrime e pregavo al mio Signore. Io dicevo a Lui, perché devo accettare l'Islam? Tu mi aiuti. Tutte le settimane venivano due donne e mi dicevano, accetta l'Islam, diventa musulmana. Dicevano, se te accetterai la nostra religione, noi ti aiuteremo. Io dicevo, io rimarrò ferma nella mia fede in Gesù Cristo. Io dicevo nel mio cuore, Gesù è morto per noi sulla croce, perché devo negare a lui. Io stavo da sola in prigione. Musulmani credono che se uccidono un infedele cristiano, loro avranno posto in paradiso. Per loro io ero un kafir infedele. Ecco. A Natale davano alcuni minuti per pregare insieme a Asia Bibi. Lei era accanto a me. Era in quel stesso prigione. I miei bambini non sono venuti a trovarmi per 3 anni. Non avevano soldi per venire da me. E anche avevano tanta paura di venire a me. Io sempre pregavo. Ecco, il Signore mi ha sempre aiutato. Ha fatto tanti miracoli nella mia vita. In carcere, in buio, con la paura della morte, mi ha liberato. Questo per le vostre preghiere e per i vostri
per le, quello che fate voi per me. Io sono qui in mezzo a voi. Io ero in carcere come cristiana. Ci sono tanti pakistani in carcere. Hanno bisogno del vostro aiuto. I cristiani sono come pecore in mezzo ai lupi. Non c'è nessuno per salvare a loro. Io anche ringrazio il governo italiano e chiedo di aiutare i cristiani in Pakistan da questa legge che è usata contro i cristiani. Grazie a tutti. Joseph Janssen è un advocacy officer della Jubilee Campaign in Olanda. In che lingua parli? Your language, please. English, ok. E può, va bene, l'avvocata Tabassum, sì, è già qua, Yusuf, che può venire, grazie. Prego, okay. You know you have 5 minutes. Yes, okay. I will pass. Got it. Thank you. Distinguished speakers, organizer Shahid Mubin and Lorenzo, and respected attendees, thank you for the opportunity and to be the voice of persecuted Christian in Pakistan and to address the many forms of persecution they face. These persecution includes the abuse of blasphemy laws, mob lynching of individuals, attacks on churches and homes, and abduction of minor girls, their rape, and forcefully conversion to Islam, and massive scale of bondage, slavery at the brick kiln, where people are slave till today to work because of little death under the slavery in Pakistan. These are serious human rights violations that people are facing and need to be addressed here and in the world so that they get appropriate help. The massive, most important is the blasphemy laws, which are often used to persecute Christians. According to the data of Center for Social Justice, from 1987 till 2024, almost 3,000 people have been accused of blasphemy, falsely accused of blasphemy. Around 100 people have been lynched alive outside in extrajudicial killing in Pakistan from 1997 till 2024. When it comes to extrajudicial killing, the court and other people cannot, police authorities cannot help them. When Shugufta was in prison, when I was talking to her, I asked Shugufta, you spent 8 years in prison. Why didn't you give up when women and people were coming to ask you to convert to Islam? And as she mentioned today, that Jesus Christ gave his life on the cross, and she thought, why should I give my faith away, turn away from Jesus? So this is what happened in the prison of Pakistan, that everybody is interested or have belief for killing an infidel will give them eternal life or paradise. Well, I thank you for Shugufta being strong and today being voice for those who have been persecuted. Therefore, Christians are, as Shugufta mentioned, in Pakistan, is like sheep among the wolves without their protector. And as she said in her book and in her testimony, that we have their role to play to protect them from these atrocities. Shugufta is today freed, and this is not the only one. We have Anwar Kenneth, who is behind the bar for over 2 decades, 22 years, only for saying that Jesus Christ is the Son of God, he's a savior, he rose from the death,
And this is what other people thought, that this is, it is deemed blasphemy comments, and other people do not believe. 22 years in prison. Zafar Bhatti, a pastor, more than 12 years in prison. Shugufta Kiran, one Shugufta is here, other Shugufta Kiran still is from 4 years in prison. Imran Rahman is in prison. Recently, we have seen after the Jadawala incident where 26 churches were burned down, one very young man have been sentenced to death. Nobody is cooperating with us. That's why, despite the multiple calls of United Nations, resolution which was passed at the European Union, under the GSP status, Pakistan has done very little or almost no to implement or improve their status when it comes to human rights violations. We urge Italian government authorities, parliamentarians, and every responsible person to really engage with Pakistan in dialogue, bring resolutions, engage with European parliamentarians, Italian parliamentarians at the European Union to bring resolution and continue dialogue with Pakistani government so that they seriously take action against these atrocities and our minor girls and misuse of blasphemy laws has been prevented. Thank you. Grazie Joseph. Immagino che tutti quanti abbiate capito, ma insomma per riassumere brevemente, ha ripetuto la storia delle pecore in mezzo ai lupi, ha ricordato la testimonianza di fede di Shugufta, ha detto che non c'è una sola Shugufta, ma ci sono molte persone, alcune delle quali sono state anche per 20 anni e più in carcere, alcuni 12, alcuni stanno ancora lì, anche ragazzi minorenni, anche piccoli, persone condannate a morte, semplicemente per aver testimoniato la propria fede. Poi ha detto che nonostante le varie risoluzioni, eccetera, purtroppo questa legge sulla blasfemia ancora esiste, quindi ha esortato le istituzioni a muoversi. Avvocato Tabassum Yousaf dell'Alta Corte del Pakistan, prego. Grazie, buonasera. Io parlo in inglese, mi dispiace. I am thankful to the Professor Shahid Mobeen and Association of Christian in Italy for having me here, because it is an important international platform where we can discuss and share things to make human beings' life much easier and better by sharing and discussing. Being as a Catholic Christian lawyer of High Court of Pakistan, I want to say that the Constitution of Pakistan 1973 guarantee in at least in writing fundamental rights to its inhabitant, which include freedom of speech, freedom of thoughts, freedom of information, freedom of religion, and freedom of association. At least in writing, all citizens are equal, but certainly we religious minorities in Pakistan do not simply suffer discrimination or religious discrimination on the basis of religion, but there is persecution of Christians, Hindus, Ahmadis, Sikhs, Shias, and some Muslims, particularly of Hazara communities. Pakistani religious community face discrimination at work and abuse of blasphemy law, which was consist of imprisonment and death sentence, as we listen from our friend Shugufta. Thank you so much for your testimony. And in Jallianwala, Punjab, Pakistan, on 16 August 2024, 26 churches were burned down by the act of arson, and homes were burned down by, and belonging of the Christian families were looted and destroyed by the rioters. And there is a blasphemy, and for the Bible, they have been burned, and the churches all burned. On June 29, Mr. Asan Raja Masih, who is 22-year-old brick-kiln worker, was found guilty for Sahiwal anti-terrorism code. And under several articles of Pakistan Penal Code,
allergy sharing on the images of damages of Quran on social media. This is more suffering for Christian people who have been suffered because of 26 churches who have been burnt and have been looted, 80 houses of the Christian families. And also one testimony that my uncle on May 25, 2024, the Christian Nazir Masih in Sargodha was attacked in Punjab province after he was accused of false accusation of blasphemy and burned the pages of Holy Quran. My uncle died of his injuries on 3rd June 2024. He was financially well settled. He was working in Dubai before. He said to his family that now he doesn't want to stay out of his country. He wants to come back to his own country with his own people. But sad story, he started his own business of factory of shoes, and after envy of and jealousy, they make false accusation on that and they have burned. So my request and once is that our Italian government should make urge to make change for the education of my children, Pakistani children who are suffering in my country, because education is the key to make a good change for the upcoming generations. Thank you so much. Avvocato Tambassum, did I get it right that it was your uncle? Yes. E questa storia che ci ha raccontato, non so se l'avete capita tutti, è questa di suo zio, che al di là di tutti i casi conosciuti o non conosciuti, io l'avevo sentita proprio su Vatican Media e su altri, non sapevo che fosse suo zio. Questo signore che era stato per alcuni anni a Dubai, e era un calzolaio, no? Aveva un negozio di scarpe, fabbrica di scarpe, era diventato anche abbastanza benestante e ricco, però ha detto no, io voglio tornare a casa mia, voglio stare con la mia gente, con la mia famiglia. E per il fatto di essere cristiano, probabilmente per regolare conti personali, hanno finto che lui avesse bruciato una pagina del Corano e poi lo hanno attaccato ed è morto per le ferite, no? Poi dopo in ospedale. Questo è avvenuto adesso, tra maggio e giugno, giusto? Sì. Between May and June now, sì, sì. This year. Okay. 25 maggio. Quindi vuol dire che sono cose che purtroppo capitano frequentemente, capitano sulla nostra pelle proprio. È incredibile, no? Avere anche quest'altra storia. Pastore Justin Batty, European Pakistani Christian Action Committee. Prego. Grazie, a saluti. A nostra sorella è qui, Shgupta Kosar. Dopo le dicono di storia di lei e qui neanche per parole altre, perché è questo viso a reale di Pakistana. Quando noi sente di lui, e questo faccio tutti i giorni in Pakistan. E seconda cosa, anche un'altra donna, Asia Bibi. E questo due visa viso di Pakistan. So, despite being a signatory of the UN Human Rights Charter, which commits a nation to uphold and protect fundamental human rights, Pakistan has constantly failed to implement these basic principles. The government of Pakistan proclaiming to the world that it respect and protect human rights, but in reality, minorities in Pakistan continue to suffer severe discrimination and persecution. The situation is dire and regret to inform you that there is no positive news to share. Despite our unwavering services of the country since its independence, Christians continue to face severe discrimination and persecution. Our contribution in education and
healthcare have been met with the injustice as our institutions have been seized and repurposed. Our land and our church properties have been confiscated, leaving us without a place to call our own. Basic human rights and religious freedom are systematically denied to the all minorities and to the Christians. False blasphemy accusations are frequently weaponized against Christians for personal and political gain. These baseless claims have led to horrifying violence, including the burning of our houses, properties, and churches. Recent events in Jeravala and Sargodha are tragic examples of this escalating brutally. Our community lives in constant fear, knowing that any moment, someone might use this false accusation to incite the mob. So we are requesting to the UNO, to the European Parliament, and to the all human rights organization that help immediately to the Pakistani Christians. There is no time to wait anymore. Thank you very much. Grazie mille. Credo abbia usato un'espressione molto chiara, no? Di vivere in italiano diremmo con la spada di Damocle sulla testa, sapendo che in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, può scattare la legge sulla blasfemia e tu non sei mai al sicuro, perché ti può sempre colpire. Quindi vivere sempre dentro un mirino. Questo non succede soltanto in Pakistan, purtroppo, anche se oggi stiamo parlando del Pakistan, ma succede in vari paesi del mondo, lo diceva prima anche Malagola quando ha fatto la sua introduzione. Mi dicono che c'è qui Emanuele Di Leo della NGO Steadfast, che forse ci può parlare in un minuto o poco più di quello che accade per esempio ai cristiani in Nigeria, che non è molto diverso, e poi andremo alle conclusioni con Massimiliano Tubani, direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre per l'Italia. Sarò televisivo. Prego. Ah, intanto ringrazio il professor Mobin per questa opportunità. Felicissimo di aver conosciuto questa testimonianza importante. E il problema dei cristiani perseguitati, del cristianicidio, possiamo dire che un po' c'è molta omertà nel mondo. Io opero in uno dei paesi dove sicuramente, diciamo, i cristiani non hanno una buona vita, è la Nigeria. Tutto è sempre stato così, perché è sempre stata una grande lotta tra Islam radicale e cristiani in Nigeria. Pensate, il nord principalmente è islamico, il centro sud invece è cristiano. Ma tutto è esploso nel 2015, quando la Nigeria, dopo 50 anni, ha eletto il primo presidente cristiano, Jonathan Goodluck. E da lì sono iniziate ad attuarsi delle riforme per il bene del paese, quindi far sì che chi era al nord andasse al sud, chi era al sud andasse al nord, proprio per cercare di instaurare, prima abbiamo parlato di una cosa molto importante, cioè l'educazione, no? Cioè, quindi diffondere l'educazione e la cultura. Pensate che nel 2015 7.100 erano i cristiani uccisi nel mondo, di cui 4.028 erano nigeriani. Quindi è un problema molto sentito, viene chiamato prima Boko Haram, poi diventa ISIS, adesso è Fulani, si parla di crisi climatiche, di problematiche dei territori, in realtà non è questo, di fatto è una strumentalizzazione politica per poter islamizzare, diciamo, la Nigeria, e cosa che parte della Nigeria si oppone e si cerca di lavorare proprio su questo e per la tutela. Grazie mille anche a Emanuele Di Leo, e adesso lasciamo chiudere Massimiliano Tubani.
Ringrazio l'Associazione Pakistani Cristiani in Italia per l'invito, i relatori che mi hanno preceduto per gli spunti di riflessione e soprattutto la signora Shagufta Kosar per la sua sentita e toccante e sofferta testimonianza. Sarò sintetico, cercherò di condensare il mio discorso dato i tempi. Quello che intendevo sottolineare col mio discorso è che il problema dell'applicazione della blasfemia, della legge sulla blasfemia in Pakistan è un problema stratificato, complesso, e quindi affrontarlo richiede un atteggiamento altrettanto articolato, graduale, progressivo. Ordinariamente c'è una pressione internazionale e un'attenzione forte da parte degli attori, dei decisori politico-istituzionali quando si tratta di temi politico-economici, giustamente, giusto che sia così. Tuttavia non c'è sempre la medesima attenzione e pressione quando si tratta di violazioni dei diritti umani, in particolare di violazioni dei diritti di minoranze che sono minacciate da normative draconiane e dai loro abusi. Noi dobbiamo continuare a richiedere questa pressione da parte di questi decisori politici e istituzionali. Tuttavia non tutti i partners del Pakistan, i maggiori partners del Pakistan, probabilmente saranno particolarmente concentrati sulla questione della difesa delle minoranze oppresse. Non tutti i maggiori partners del Pakistan prenderanno una posizione analoga a quella del Parlamento europeo, che nel 2021 ha approvato una dura risoluzione proprio sul caso della signora Shagufta. E quindi si potrebbe immaginare un impasse, perché non c'è questa pressione sufficiente. Questo non significa che ci siano solamente ombre, ci sono anche delle luci, ma le luci sono troppo tenui. Penso in particolare all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del Pakistan il 9 luglio scorso dell'innalzamento a 18 anni dell'età minima per il matrimonio di ragazzi e ragazze cristiane. È un passo in avanti, ma è troppo limitato, perché l'applicazione è troppo limitata. E soprattutto c'è un problema fondamentale, cioè se c'è un rapimento, una conversione forzata di una ragazza che ipso facto diventa islamica, il matrimonio non è più cristiano, quindi è inutile, cioè non c'è più la possibilità che si applichi questo emendamento. Quindi non ci sarebbe la necessità di dichiarare, di invalidare le nozze islamiche, ma questo implicherebbe la dichiarazione di nullità della conversione forzata. Quindi, a fronte di queste ombre, noi che cosa possiamo fare? Noi come ACS stiamo per pubblicare il rapporto attività relativo al 2023. Noi come ACS l'anno scorso abbiamo realizzato 142 progetti in Pakistan per un totale di quasi 2,9 milioni di euro. Abbiamo tra l'altro contribuito a ricostruire le case distrutte di 464 famiglie attaccate a Jaranwala. Ci sono altri progetti di carattere pastorale e umanitario. Ora c'è anche l'advocacy, ovviamente l'advocacy ha un valore cruciale per questo tipo di problemi, ma quello che io vorrei sottolineare a conclusione, e vado a chiudere, è che non dobbiamo aspettare statalisticamente che arrivi una soluzione dall'alto, perché questa soluzione potrebbe anche non arrivare o arrivare troppo in ritardo. Quello che noi dobbiamo fare, penso in particolare alle organizzazioni, a tutti i corpi intermedi che operano, che sono coinvolti in Pakistan, è continuare pazientemente a rafforzare le minoranze religiose, a cominciare da quella cristiana. L'avvocato giustamente prima parlava di istruzione. Non c'è bisogno di fare un viaggio di 5.000 chilometri, arrivare in Pakistan per capire che se si è isolati, poco istruiti o poveri, si è alla mercé degli squali di turno. Quindi noi dobbiamo fortificare queste minoranze, dobbiamo intervenire nella misura del possibile direttamente per aiutare queste persone, queste famiglie, questi ragazzi, perché questo problema così complesso, così articolato, necessariamente debba essere affrontato non solo a livello di advocacy, ma soprattutto in relazione alle
ai soggetti direttamente interessati che nella misura in cui si affrancano da questa situazione saranno più resilienti, avranno la possibilità di far sentire anche direttamente a livello micro, ma efficacemente la loro voce. Grazie. Grazie mille a tutti voi, abbastanza puntuali. Lasciamo la sala, ancora un ringraziamento enorme alla signora Shagufta Kosar per la sua testimonianza che ci fa sentire piccoli. Grazie davvero, grazie di essere venuta qui. E a Shabbi, naturalmente a Mobin che ha organizzato tutto questo. Grazie a tutti quanti, ma specialmente a Andrea Sarubi che ha moderato tutta la conferenza.